Allora, io per questo incontro ho provato, siccome nel Vangelo mi incuriosiscono molto, non solo le parole che ci sono scritte, ma anche tutto quello che non c'è, quando c'è un buco, quando c'è un vuoto, quando c'è uno spazio, mi piace chiedermi perché c'è quel buco, quel vuoto, quello spazio e provare con l'immaginazione a riempirlo. Quindi io questo pomeriggio proverò ad essere Pietro. Faccio il Papa per un giorno, per un paio di ore, insomma. Proverò ad essere Pietro e ad immaginare che cos'è che lui potrebbe dire. E quindi partirei però da quello che c'è scritto, prima di andare a quello che non c'è scritto nel Vangelo. Proviamo a leggere proprio due righe, sono giusto due righe, di quello che c'è che ci introducono. Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: Io vado a pescare. Gli dissero: Veniamo anche noi con te. Io vado a pescare. Pensavo che non avrei mai più detto questa frase. Dal giorno in cui lui mi ha chiamato, io non sono più entrato in quel lago per pescare, non ho più preso in mano la rete. Anzi, quel giorno, quando lui mi ha chiamato, la rete mi è caduta dalle mani. E quando è caduta, io ho sentito un rumore di porte che si spalancavano, di finestre che si aprivano, di ferri, di catene che venivano spezzate, perché mi sentivo un po' così, un po' prigioniero di quella rete, di quella vita che facevo. Non pensate che lui sia venuto, mi ha detto seguimi e io sono andato. Io lo cercavo da prima di incontrarlo e qualche cosa che mi portasse via di là e che desse un altro significato alla mia vita. Avevo mia moglie, avevo mia casa, cioè avevo una bella suocera pure. Avevo delle cose, ero rispettato, avevo il mestiere, quel mestiere mi dava un posto. Però non mi bastava. Con mio fratello e con qualche altro che venivano anche dalle città all'intorno, ogni tanto ci vedevamo, ci incontravamo sulla riva di quel lago e provavamo a segnare altri mondi, altre cose, qualcosa di diverso. Non poteva funzionare sempre tutto così, doveva essere diverso. E poi è arrivato lui. Poi è arrivato lui e ha detto seguimi, ma non è la parola che mi ha convinto. Io non so se riesco a dirvelo, era qualcosa che c'era nei suoi occhi, perché lui ha detto seguimi, ma mi ha guardato. E io mi sono visto per la prima volta quel giorno. E mi sono visto com'ero per intero. Mi sono visto di spalle, non mi ero mai visto di spalle. Mi sono visto interamente attraverso di lui. E aveva uno sguardo senza unghie, non graffiava. Stringeva, ma non tratteneva. E non lo so raccontare, non lo so dire. Però lui ha detto: seguimi. E mi ha svegliato un umore di nomade nel sangue, per cui moglie, figli, casa, ma che me frega? Ormai per me vivere e camminare dietro a lui, tu vai avanti, io vengo dietro, dove vai tu vado io, e so che sarà splendido, ed è stato splendido, è stato bellissimo. Noi gli abbiamo visto fare delle cose incredibili. Ha toccato delle piaghe, erano purulente, e del miele è cominciato a uscire da quelle piaghe. L'abbiamo visto guardare delle pietre dure, sono diventate morbide quando lui le guardava. Era incredibile, una sola cosa ha sbagliato. Ha fatto dei miracoli bellissimi, uno l'ha proprio sbagliato, perché nessuno gli aveva chiesto niente. È entrata a casa, c'era mia suocera finalmente a letto. Finalmente si era tolta davanti, io ho entrato, c'aveva la botta del miracolo quel giorno, è andato diritto lì e me l'ha messa in piedi.
E la prima cosa che ha fatto mia suocera è stata dare fastidio a me, chiaramente. Quindi lui era così, quando gli pigliava la botta, era la botta, doveva fare sto miracolo. E quel giorno ha fatto questo. Ma cose straordinarie, incredibili. E la vita si inventava giorno per giorno. Non era un problema dov'è che stessimo andando, ma chi se lo chiedeva, cosa vuoi che mi fregasse? Stavo con lui e questo mi interessava. E si preparavano delle cose spettacolari, noi sapevamo che qualcosa di enorme doveva succedere, lo capivamo ogni giorno, lo vedevamo negli occhi della gente, in quelli che gli andavano intorno e crescevano sempre di più, erano sempre di più. Sapevamo che qualcosa di incredibile si stava preparando e lo aspettavamo e ne parlavamo tra di noi, facevamo ipotesi fra di noi. Con lui era un po' più complicato parlare di queste cose perché o deviava o pigliava ragazzini, li metteva in mezzo e ci faceva fare la figura dei cretini, ci faceva fare, quindi evitavamo di parlare, ma tra di noi ne parlavamo perché qualcosa si stava preparando. E io non ho mai più pescato da quel giorno, non ne avevo bisogno, ma quella sera sulla riva di quel lago io non ho detto vado a pescare perché mi annoiavo, non ho detto e non l'ho proposto agli altri di andare a pescare giusto per arredare una serata spoglia, non ci abbiamo niente da fare, sai che c'è, andiamo a pescare, va, come dire andiamo a pigliare un caffè a Napoli. Non è questo. Nel momento esatto in cui ho detto quelle parole ho capito che stavo dicendo la cosa più terribile che potessi dire. Io mi dimetto da discepolo, io torno a fare quello che facevo prima di incontrare lui, perché io non capisco più niente. In questi giorni sono contento perché vi ho sentito parlare di me, voi avete le idee molto più chiare su di me, anche se qualcuno mi vuole pietra, qualcuno mi vuole grotta, però vabbè, insomma, questi sono problemi vostri perché sono problemi contemporanei. Sapete, in Vaticano io non ci ho mai avuto la casa, mi hanno fatto la tomba a me in Vaticano, quindi degli affari vostri non mi interessa, non mi interessa proprio, sono problemi vostri di oggi, risolveteveli. Ma io quella sera dovevo andare a pescare perché avevo chiuso con Gesù Cristo, avevo chiuso. Guardate, noi venivamo da giorni terribili, giorni senza nessuna pietà, giorni in cui sembrava che ogni tenerezza fosse sparita, ogni rifugio, che non ci fosse un solo posto al mondo dove potessimo ormai essere. Voi pensate che io ce l'avessi con quelli che ammazzavano Gesù Cristo? Io ero incazzato, ma con lui. Ero arrabbiato con lui. Quando ho detto a quella donna, io non lo conosco, io dicevo la verità. Io questo tizio qui, che si fa fare tutta sta roba, non lo conosco. Non so chi è. Quando gli ho detto, io per te mi faccio uccidere, ti seguo fino alla morte, io dicevo la verità. Era vero. Dobbiamo affrontare questo? Dammi una spada. Io uccido, uccido a mani nude per te, io uccido. Gli strappo gli occhi. E tu mi togli la spada dalle mani e mi dici di accettare questa cosa. Cos'è? È quello che si stava preparando. È quello che vuoi tu. E ti sei chiesto noi che cosa volevamo? Perché ti siamo venuti dietro? Perché abbiamo lasciato casa, famiglie, figli? Noi abbiamo lasciato tutto per te. Per questo? Perché ti facciano questa cosa? Oh! Io non lo conosco. Non lo so chi è. Avevo paura di quella donna, è questo che raccontate nelle prediche. Che avevo paura di una donnetta. Bravi. Ero incazzato, ma con lui. Chi sei? Cos'è che vuoi? Dov'è sto regno? Questo è il regno. Questo. I romani che vincono. I preti che hanno l'ultima parola. Tu che vali 30 denari. Questo. Vabbè. Io torno a pescare. E poi è risorto. Poi è risorto. E le cose sono diventate più dure per me. Pensate che sia più facile.
è risorto, beh, allora i sogni tornano tutti là. No, i sogni sono morti il Venerdì Santo. Lui risorge, va bene, e dice: andate in Galilea. Che andiamo a fare in Galilea? Oh, cos'è questa storia? Andiamo in Galilea, far che? Fa la tua fine? Non ci sei riuscito tu, vuoi che ci riusciamo noi? E tutti sti poveri, questi ci hanno creduto, ci sono venuti dietro, e adesso che ne facciamo? Me ne occupo io. E di me chi si occupa? Lui è risorto, viene, e ogni volta è una fatica. Prima era chiaro, lui andava avanti, noi andavamo dietro, e lui diceva delle parole bellissime, lui faceva dei gesti bellissimi, tutto era chiaro. Ma mo, tu passi un'intera giornata con lui, oh, è capitato a due dei nostri, tu cammini tutta una giornata con lui e non sai che è lui. Ogni volta devi scavare, devi, è lui, non è lui, ma chi è? Ma dove stai? E scrivi un cartello, Gesù, da qualche parte, fatti il naso rosso, che ne so, no? Una cosa, modello clown, che uno ti vede e ti riconosce e sa con chi sta a parlare. E invece adesso no, e tu puoi essere Gesù. E come faccio io a capirlo? Devo aspettare sempre che arrivi sera? Devo girare con un pezzo di pane in mano per dire: che fai, me lo spezzi? Perché da quello ti riconosco? Come dico? Io non capivo più niente quella sera, non capivo più niente. E il silenzio di quegli altri cinque con me su quella riva del lago era detestabile. Avevo bisogno di stancarmi, volevo sentire i muscoli che mi facevano male, volevo tranquillizzarmi rifacendo i gesti che avevo sempre fatto, il mestiere, perché avevo bisogno di dirmi: puoi vivere anche senza di lui, dai, puoi fare a meno ancora di lui, dai, c'hai il tuo lavoro, torni a casa bastonato, ma torni a casa. E sono entrato nel lago, un'intera nottata in quel lago, con la rabbia che cresceva nelle viscere, a non prendere niente, nulla, niente. Sembrava che tutti i pesci si fossero dato appuntamento altrove, non ce n'erano più. Eppure dica: caspita, la rete è buona. I gesti c'erano, un po' impacciati all'inizio, che vuoi? Però è come andare in bicicletta, li ritrovi subito, li ripesti. E tornavamo a riva, e sulla riva c'era uno straniero. Un altro davanti al quale ti devi chiedere: ma chi è? Va a finire che è lui. Uno straniero, uno sconosciuto. Un tizio che all'inizio pensava volesse pigliarci per il sedere. Se non avete pigliato nulla, buttate la rete dall'altra parte. E se poi è lui, e buttiamola, no? E i pesci erano tutti lì, erano tutti lì. Ci abbiamo riempito la barca, 153 grossi pesci. Pensate, io faccio questo mestiere e non sarei capace di dirti 153 specie diverse di pesci. Non li conosco, i cefali, le sogliole, le orate, le cose, cosa vuoi? Ma quelle che normalmente peschi, ma 153 tipi di pesce, dove li trovi? Come si chiamano? Boh, conosco una quindicina di tipi di pesce. E abbiamo presi 153. È lui, io sapevo che era lui. Mi sono buttato a mare, volevo incontrarlo, ma avevo anche il terrore di incontrarlo. E quando sono arrivato a riva, lui, lo straniero, senza barca, senza rete, che non era entrato nel lago, stava già arrostendo del pesce, e a fianco alla graticola c'era un pane.
era lui. Era lui. Quando ho visto il pane ho capito che era lui. Era lui, ma nessuno di noi osava domandargli chi sei, perché la domanda ce la portavamo dentro, ve la portate anche voi. Ce la portiamo tutti. Voi pensate che per noi era diverso, perché abbiamo mangiato con lui, perché sappiamo che odore aveva il suo sudore. Pensate che per noi era più facile. Vorrei vedervi il Venerdì Santo, dire che era più facile. È la stessa fatica che fate voi. Quella sera l'ho fatta anch'io, io sapevo che era lui, ma sapevo anche che non lo conoscevo e che per tutta la vita avrei dovuto scavare per cercare e per cercarlo, e che avrei vissuto nella nostalgia, nel desiderio di ritrovare qualcosa di lui. Però sapevo anche, l'ho capito in quel momento, che solo così non avrei buttato via nessuno, non avrei sprecato nessuno, e che ogni persona che avrei incontrato per me sarebbe stato unica, perché in ognuno avrei cercato qualcosa di lui, un pezzo del suo sguardo, una luce che aveva negli occhi, il modo di tirar su l'angolo delle labbra quando rideva, quella fossetta che gli si faceva quando gli dicevi qualcosa che non gli piaceva. E avrei ricercato ognuna di queste cose in tutti i volti che ho incontrato, e nessuno più avrei scartato. Manco Paolo, che mi ha dato i guai, santo uomo, per carità, lì invidiavo l'eloquio, ero convinto che avrebbe venduto un frigorifero anche agli eschimesi, Paolo, incredibile, ma ha fatto felice la donna che non ha sposato, ma ha trattato come un cane un giorno, me ne ha dette di tutti i colori, guarda, solo lui e mia suocera l'hanno fatto alla fine. Però anche lui, non butti più via nessuno così. E so che lui si stava nascondendo per regalarmi i volti di tutti gli altri, che lui non si sarebbe più manifestato e che non avrei più goduto del suo corpo, non avrei più potuto toccarlo, non avrei più potuto guardarlo. Dio solo sa quanta nostalgia già sentivo dei suoi occhi. Però solo così poteva regalarmi tutti gli sguardi che ho incontrato, tutti quanti, nascondendo qualche cosa di sé in ognuno e costringendomi a scavare ogni volta, a togliere i veli, a penetrare dentro, alla ricerca di questo qualche cosa di suo che aveva nascosto negli altri, persino in quelli che mi hanno ammazzato. Ho amato anche loro, e solo così ho potuto amarli, perché lui se n'è andato, perché lui ha deciso di nascondersi e perché lui ha cominciato a sorprenderci così, a camminare intere giornate con noi senza che noi lo sapessimo, solo con le viscere che ci ballavano dentro, solo con questa gioia che non ti sai spiegare, che non sai da dove viene. E abbiamo mangiato quel pesce che lui ha arrostito, senza avere una barca, senza essere entrato nel lago, senza aver pescato. E i nostri 153 grossi pesci li abbiamo rimessi tutti nel lago. Li hanno lasciati andare tutti. Perché abbiamo capito in quel momento che lui ci sarebbe bastato e che bisognava arrendersi e bisognava fermarsi. E poi lui mi ha preso di lato, ha lasciato gli altri a consumare le ultime lische e a litigarsi le teste, e vi ha detto: vieni con me un attimo, perché io e te dobbiamo parlare. Io ho cominciato a sudare. Madonna, che vuole, mo? No, non ho detto Madonna, perché quello è venuto dopo dire Madonna. E ho detto: chissà che vuole,
che vorremmo. Io già mi preparavo, dico, questo è il cazziatone per il Venerdì Santo. Me l'ho preparato, vero. E invece no, ero pronto, lì ero preparato, se mi avesse detto, guarda, sei una bestia, ma come? Ma dopo quello che abbiamo consumato insieme, tu dici che non mi conosci, ma ti piglierei a schiaffi. Ero pronto, ero lì, gli avrei detto, dai, signore, lo sai che io esagero sempre, dai, tu non ti pigliare proprio alla lettera tutto quello che dico, dai, fai il serio. Ci saremmo abbracciati, gli avrei stretto i piedi, avremmo fatto un po' di casino, però insomma va bene, ero pronto a questo. Invece questo mi fa sedere su quella sedia, rifissa quegli occhi e io non riuscivo a guardarlo. Non riuscivo proprio a guardarlo e mi dice, ma tu mi ami? E io come glielo dico che non lo so, che non lo so. Adesso, in questo momento, io non lo so, è quello che volevo dirgli. Volevo dirgli, io non lo so. Io vorrei amarti, ma quanto vorrei amarti, non hai idea. Però non lo so se riesco a volerti bene dal Venerdì Santo in poi, tu così. Vuol dire anch'io così. E non lo so se ce la faccio. E non ci arrivavo a dirgli ti amo. Me la cavavo girando con le parole, cioè tu sei importante per me. E io lo so, lui è di quelli che quando chiede una cosa poi non si sposta da quella cosa là. Pensavo che poi avremmo parlato di altro, del Venerdì Santo appunto, e che cominciava il rimprovero. Invece no, lui resta là e dice no, aspetta Pietro, guardami in bocca, tu non hai capito, io mo te lo faccio un'altra volta, guarda bene, mi ami? Ehi, caspita, il problema è là, come te lo dico? Ti voglio bene. Ti voglio bene. Caspita, poi me lo chiedi, moglie, tutto, l'ho lasciato, sono qua. Insomma, qualcosa significherà anche, no? Però me lo devi dire, Pietro, guardami in bocca di nuovo, un'altra volta. Pietro, mi vuoi bene? E lì mi ha distrutto. Lì mi ha distrutto perché in quel momento ho detto, caspita, lo sto deludendo un'altra volta. Lui mi sta chiedendo tanto e io non sono capace di darglielo. Non ci riesco. Il Signore, tu sai tutto. Tu sai che vorrei volerti bene. Lo sai. Però io questo sono. E lui mi ha guardato, non l'ha detto con le parole, però mi ha guardato, sapete cosa c'era scritto nei suoi occhi? Mi basta. E avanza. E poi mi ha detto, seguimi. E io l'ho seguito. Non mi ha fermato più nulla. L'ho seguito. Fino a quel colle, fuori della città, come lui, sul Golgota, fuori della città, sulla croce, come lui, a testa in giù. Sapete che so che voi raccontate che l'ho fatto perché ero umile, non ce l'ho la virtù dell'umiltà, io. Non l'ho mai avuta. Per essere umile, sì, non voglio essere come il mio Signore, quindi mettetemi a testa in giù. Il risultato non cambia, sempre morto era. Sempre quello era. Quindi che volete che sia un atto di umiltà? E perché volevo vedere le formiche negli occhi. Per questo a testa in giù. Perché volevo vedere il mondo capovolto. È quello che abbiamo sempre sognato, già da ragazzi, con mio fratello e con gli altri, sulla riva di quel lago, era di questo che sognavamo, il mondo capovolto.
Ed è questo il sogno che portava anche lui, il mondo capovolto. Il mondo capovolto di Dio. E io volevo vederlo in quell'ultimo momento, mentre morivo. Volevo vedere proprio questo mondo alla rovescia, che era così come Dio l'aveva voluto. E il mondo alla rovescia lo vedi quando riesci a fissare negli occhi una formica. Allora vedi il mondo così come Dio l'aveva pensato, con i grandi che si fanno piccoli piccoli per guardare negli occhi proprio più piccoli. E sono molto felice. Ero contento ed ero in pace. Non c'era violenza dentro di me. Non ce n'era più. Non serviva più. Non c'era rabbia. Non c'era neanche stanchezza. Ero pronto. Da tempo ero pronto. Ero pronto da quella sera sul lago, quando lui mi ha detto seguimi. Ero già pronto. Lo sapevo. E mi bastava. Voi avete voglia di missione? Voi avete voglia di appassionarmi della vita? Beh, allora... allora mettetevi un po' a testa in giù ogni tanto. E provate a guardare le formiche negli occhi. Mettetevi a testa in giù. E provate a camminare per un po' così, a vedere tutto capovolto. Provate a giocarvi tutto su questa cosa qua. E vedrete che... Fatene la prova però, non dovete fidarvi di me, eh? Dovete fare la prova. Provare a sperimentare. Come si può essere felici solo se ci si mette, ci si impegna a far felice qualcuno. Che se ti metti a cercare la tua felicità, la devi rubare a qualche altro. Invece se ti impegni a far felice qualcuno, tu sarai felice. Sarai felice. È quello che lui ci ha insegnato con quei giorni terribili, quando in silenzio si è fatto fare tutta quella roba lì. È quello che abbiamo capito con una fatica incredibile, con un dolore incredibile. È quello che ci ha obbligato a comprendere. Ed è quello che da quel giorno ci ha condotto. E ha fatto di noi, io posso parlare per me, eh? Però mi dicono che pure gli altri, mica male, eh? Ha fatto di noi delle persone felici. Buona strada allora. Ciao di Roma. Dimenticavo l'ultima cosa. Da discepoli a testimoni, da discepoli ad apostoli, no? Sembra... si diventa apostoli, il problema è che non si smette mai di essere discepoli, mai, si è sempre alla scuola, anche quando annunci il Vangelo, ma in realtà te lo stai anche annunciando in qualche modo, e che quando spezzi il Vangelo con gli altri lo ricevi anche sempre. Quindi non si smette mai di essere discepoli, discepoli per sempre, discepoli per sempre. Anche quando lui ti consegna in mano questa parola da dire, è una parola innanzitutto per te, e tu la regali, ma te la regalano anche, tu l'hai regalata dicendola, e loro la ripronunciano con la loro vita, i poveri, i piccoli. E ti riempiono di Vangelo perché te lo confermano dentro. Quindi è una parabola, quella da apostoli, che non implica il fatto che si è prima una cosa e poi un'altra, eh? Ma discepoli si è sempre. Non si smette mai di essere discepoli di Gesù Cristo, mai. Seguimi e per sempre. E lui te lo dice ogni giorno, ma devi rispondere ogni giorno. E poi quando capita, piglia anche la parola e dilla.
questa parola, ma senza smettere mai di essere alla scuola di quella parola, sempre, discepoli sempre. Va bene. Allora, siccome abbiamo un po' di tempo, se qualcuno di voi vuole fare delle domande a Don Amedeo, si sentisse libero di farle. Come l'altra volta, se qualcuno le vuole fare subito, oppure se qualcuno vuole scriverle, come ieri, tranquillamente. Chi? Vediamo se c'è qualcuno. Nessuno. Rimasti tutti, si devono ancora riprendere dal di riprendere dalle cose che è, infatti il morto non rispose. Ecco lì c'è qualcuno che fa segno con la freccetta. Va bene, no, è nata come una confidenza fra me e lei. Comunque, faccio finta che sia San Pietro. Siccome si parla tanto della Chiesa, la Chiesa, la prima Chiesa che hai vissuto, la rispecchia quella di oggi? Oppure è cambiato, e cosa è cambiato? Questa è una domanda. Vedo che avete già la risposta, quindi è inutile che rispondo io. Poi se chiedono le cose a Pietro, risponde Pietro, stai zitta. Guarda, io ho capito una cosa, che Chiesa non deve mai essere usata al singolare, perché non c'è la Chiesa. Ma quante Chiese ci sono? Voi siete Chiesa, no? E voi in questi tre giorni mi siete sembrati assomigliare tanto a quella che, ad alcune di quelle che ho incontrato. Alcune di quelle che ho incontrato non assomigliavano alla mia. La mia era diversa già da tante altre che c'erano lì. Giovanni so che ha avuto un'avventura straordinaria da un'altra parte, mi hanno parlato tanto di lui e di quello che stava facendo. Beh, le sue chiese, le sue comunità erano molto diverse da quelle in cui sono cresciuto e cui ho aiutato a crescere io. Quante chiese ci sono oggi? E quanti modi di essere chiesa? Ce ne sono tanti, ce ne sono. Voi siete chiesa, no? Io ho guardato in questi tre giorni, mi sembrate, avete tante cose belle che appartenevano anche a quei primi giorni, no? Ce ne sono altre che ne hanno un po' di meno, però insomma bisogna, e che riusciamo ad essere chiesa solo se mettiamo insieme tutti questi pezzi. Vedete, noi eravamo 12 e Gesù era uno, ma nessuno di noi, anche sua madre, anche sua madre, non c'è nessuno che tra di noi che potesse dire: io ce l'ho Gesù Cristo, lo posseggo, questo è Gesù Cristo. Chi è che lo poteva dire di noi? Per poter dire cos'è Gesù Cristo, chi è Gesù Cristo, bisogna che tu senti me, ma non puoi non sentire Giovanni, e non puoi non andare a interrogare Nicodemo. E devi ricostruire, ognuno di noi ha un pezzo di lui. Ed è solo se ci stringiamo, e io stringo il mio pezzo al suo e lei stringe a quello, allora diamo un'immagine, gli altri guardano e vedono qualche cosa di più su di lui. Ma se guardano solo me, anche se sono Pietro io, vedranno un pezzettino di Gesù Cristo, ripeto. E cioè, non è che quella sera sul lago si è tolta la confusione, ma è rimasta, è che lui quella sera mi ha dato la forza di portarla alla confusione. Quindi non credete che poi sia diventato tutto chiaro perché lui ha detto seguimi, è che mi sono sentito tutta la forza di portarla, di fare quella fatica di scavare, di cercarlo, di interrogarmi, di sentire il bisogno di mettermi in ascolto degli altri. Allora possiamo essere chiesa, ma solo se rispettiamo modi diversi di essere chiesa.
E questi modi non sono esclusivi. Se tu non dici la messa come la dico io, allora tu non vali, non conti. Se tu non leggi la Bibbia come la leggo io, allora tu sei fuori. Se tu non usi il linguaggio che uso io, allora tu non appartieni. Ma è così, così continuiamo a strappare quella benedetta veste in un'unica, quella tunica tutta di un pezzo. Continuiamo a farla a pezzetti e ognuno di noi riduce il suo pezzo di Gesù Cristo sempre di più e mostriamo al mondo quella particella che tu dici, ma che è, occhio o culo? Boh! Cos'è che mi stai facendo vedere di lui? Cos'è che vedo? È un pelo? Cos'è? Perché l'abbiamo ridotto a una molecola. Ognuno di noi c'ha sta molecola e dice questo è Gesù. Tanto piacere, dice il mondo, che me ne faccio? Cos'è sto coso? Non si può guardare, non si può abbracciare, non si può accarezzare, non si può fare niente con questo coso qua. Allora tieniti la tua molecola, te la devi tenere perché quella ce l'hai solo tu. Però accostati agli altri, avvicinati agli altri e quel tassello mettilo a fianco, allora capirai che è occhio e non buco di culo. Cominci a capire cosa c'è davanti e aiuterà il mondo a dire è questo Gesù Cristo, è questo il volto che ha, è così che è. Quindi quella chiesa, meno male che questa non è come quella. Essere diversi e sapere essere diversi ed essere diversi in pace. A te piace dirla di spalle sta messa, ma ditelo per carità di Dio, ma chi te lo vuole impedire? Però non dire che quella è la vera e la mia non lo è. Perché non lo è? Oh, che l'ha detta di spalle lui? Oh, ha detto in latino. I latini sono quelli che ci hanno fatto un sedere così, quelli che parlavano latino. Sono quelli che l'ha messo in croce lui, quelli che ha messo in croce me, quelli parlavano tutti così. E mo fanno parlare pure me così. Oh, sono matti. Che mi interessa che lingua parlo oggi? Basta che mi capisci, no? Tu capisci il latino e parla latino. Che mi interessa? Cosa vuoi che sia? Però diamoci la possibilità di essere quello che siamo senza escluderci, senza allontanarci, senza dire tu sei fuori. Perché tu hai bisogno di me, io ho bisogno di te. Io ho bisogno di quello che hai e tu hai bisogno di quello che ho io. Pietro, Gesù ti ha fatto una domanda a fregatura, perché ti ha chiesto, mi ami tu più di costoro? Ma che gli potevi rispondere? Se rispondevi sì, ti facevi nemici gli altri undici, ti stavo incastrando. Soprattutto avrei detto una bugia perché non era vero, non lo amavo più degli altri, non lo amavo più degli altri, anzi io invidiavo la tenerezza che c'era fra lui e Giovanni, come l'avrei voluta per me. E la invidiavo. Le cose che ha detto a Nicodemo, mica a me me l'ha dette. Oh, con Nicodemo questo parlava di teologia, con me parlava di pesce, di mortai, di pecore. Avevo voluto che parlasse anche con me. Nicodemo poi veniva e mi raccontava, senti, dobbiamo nascere da là. E che è sta cosa? E magari me lo spiegava Nicodemo, ma anche lui aveva capito. Poverino, boh, forse abbiamo... entrare nell'utero di nuovo. E quando è st'utero stamattina? Ci abbiamo capito niente. Quindi il problema non era trabocchetto, la domanda era proprio evidente. Lui voleva mettermi davanti alla mia verità, ma per dirmi, guarda che a me sta bene lo stesso. Mi stai bene anche se non capisci, anche se non capisci tutto fino in fondo. Non ti preoccupare, ma anzi è meglio così, perché sarà chiaro a tutti che non è roba tua, che non sei tu. È solo così, che vuoi, se qui avete davanti uno che viene con uno Stradivario, fa la musica per me, bellissimo, non saprai mai se è lui o è sto strumento che ti ha pigliato le trippe,
mentre quello suonava. Alla fine, io ogni tanto mi piacciono i gran premi, me li vedo, no? Sono bravi tutti. Ma voi sapete dirmi se è il pilota o è sta bestia di cosa che non finisce mai là? Chi è che vince, la macchina o il pilota? Mettetemelo tutti quanti nella stessa 500, non quello che fanno a mo' di Lapo, quelle proprio di una volta. Stesso motore, stessa cilindrata, stessa cosa. Mettiti dentro, guida, chi arriva prima? Beh, quello è bravo proprio lui, perché vuol dire che sa spremere sta cosa, sta arrivare, diventa chiaro, evidente. Allora lo strumento a volte confonde, fa capire una cosa per un altro, ma se qui viene uno con una mazza di scopa e un filo di nylon di sopra e fa la stessa musica dello Stradivari, beh, là è sicuro che non è lo strumento, è proprio lui che è bravo, se riesce a commuoverti e a farti piangere, ma con una mazza di scopa e 5 corde di nylon tirate sopra, vuol dire che è bravo proprio lui, non c'è dubbio. E io ero con la mazza di scopa con 5 corde, lui mi stava solo aiutando a dire: ma Pietro, e quello voleva dire quella cosa lì, ti sei scordato quei 5 pani e quanta gente c'era, ha mangiato tutti, allora non ti preoccupare, dai, non aver paura, ha mangiato tutti, erano solo 5 pani, erano, beh, che è questo, questo voleva dire: mi ami tu più di costoro? Se avessi detto sì, non mi sarei ingelosito degli altri, li avrei fatti ridere, perché lo sapevano tutti che non era vero, avrei detto una cosa non vera. Più degli altri? No, no, non gli volevo bene più degli altri, avrei voluto, ma non ero capace di volerli bene più degli altri. Eccoti. Io pure una domanda per Pietro. Allora, Pietro, tu hai avuto paura di prima, no, di poterti affidare a lui, e questa paura l'hai avuta nonostante tu l'abbia incontrato, tu abbia passato del tempo con lui. Quindi riesci a comprendere quella che è la nostra paura, che comunque non abbiamo avuto la tua fortuna, no, di incontrarlo, di stare in mezzo a lui. Come ci puoi aiutare a superarla, questa paura, comunque? Con un calcio nel sedere. È come al mare, ti devi buttare, non ti può aiutare nessuno, non ti può aiutare nessuno. Che ti devo dire? Coraggio, non aver paura, perché tanto è... non serve. A noi non è servito neanche che lui attraversasse i muri, si sedesse con noi, ci dicesse: pace a voi, non abbiate paura, vi do lo spirito, lui vi fa capire tutto, quindi non temete a uscire fuori di qua. Mica ci bastava. E chi usciva di là? E chi usciva? Ogni volta, so che è terribile, cioè l'ho capito dopo, però per noi era normale in quel momento, però so che è terribile, capite che sto poveraccio era morto sulla croce, era risorto, e tutte le volte che voleva incontrarci doveva attraversare un muro. Ogni volta che voleva stare con noi doveva attraversare un muro, non trovava uno spiraglio da nessuna parte, finestre chiuse, e lui che continuava a dire: dovete andare in Galilea. Avevamo tutto capito che la Galilea non era la regione là dove dovevamo andare, che era altrove, era tutta un'altra storia, l'avevamo capito. Quel giorno eravamo andati proprio lì sul lago, perché dici: questo parla sempre di Galilea, di Galilea, andiamo. E abbiamo capito che non era quello, era che la Galilea è il mondo, e la gente, uscite fuori, andate per le strade, la gente aspetta una buona notizia. Sì, vabbè, l'avevamo capito, ma non ci andavamo. E sai come ci siamo andati? Perché lui ci ha dato un calcio nel sedere. A un certo punto ha perso la pazienza e dice: che fa, vi piace stare in questa stanza? Porte chiuse, finestre chiuse, ci penso io adesso. È venuto e ha scatenato quella camera, ha sfasciato tutto, le porte, le finestre, un vento ha portato via tutto, sono rimaste le finestre appese, la porta scardinata, le sedie disperse dappertutto. E quando ci siamo affacciati fuori, perché ci siamo prima guardati intorno, che dobbiamo fare? Qua non si può più stare.
andiamo a vedere che succede lì fuori. Abbiamo messo la testa fuori e Dio ha detto: voi non volete andare in mezzo alla gente? I popoli che vi aspettano, non ci volete andare? E io ve li metto attorno a casa. Erano affacciati fuori, erano parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, gente del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, ebrei, proseliti, romani, pure quelli del latino, che dicevano alleluia, alleluia, tutti lì sotto stavano. Parlavano latino, ma stavano lì sotto pure loro. E allora a quel punto ho preso il coraggio, che devo fare? Ho preso il coraggio e ho cominciato a parlare. Che dovevo fare? Non potevamo più restare lì dentro, e il mondo era sotto casa, cioè non è che dovevi andare a cercarlo, era proprio lì. E allora ho aperto la bocca, e insomma manco io che ho detto, voi lo sapete meglio di me perché l'avete scritto da qualche parte, ma io me lo ricordo. C'avevo una paura. Però deve aver funzionato, perché poi dopo è stato tutta un'avventura, è stato, deve aver funzionato, non so che ho detto, ma ha funzionato. E allora che cosa ti può aiutare? Resta rintanata dove stai, tanto prima o poi arriva sto vento, scardina tutto e non puoi più restare in casa. La cosa è bello pensare, noi non siamo, se io torno al cenacolo adesso e io ci posso restare, è bellissimo. Il cenacolo, spesso io sento, quando sento i religiosi che parlano, no? Si fanno queste cappelline modello cenacolo, perché il cenacolo è quel luogo dove tutti vogliamo restare. Il cenacolo è un luogo inospitale, sedie buttate per terra, finestre appese, porte scardinate. Così è rimasto. E oggi è una moschea, io sono contentissimo. È una moschea, non potete dire le messe al cenacolo, io sono contento. Perché le messe non sono fatte per essere dette nel cenacolo, ma nel mondo. E allora non si dicono messe al cenacolo, alleluia, amen. Si dicono dappertutto. Perché quello non è il posto dove dovevamo restare. La Chiesa non deve tornare nel cenacolo. Perché non è quello il suo posto. Da lì si parte. Si parte per andare altrove. Per andare all'altra riva. Per gettare le reti dall'altra parte della barca, l'altra parte, l'altra riva, non l'altra sponda, l'altra riva, sono due cose diverse, andate all'altra riva ma non all'altra sponda, l'altra, altrove, sono le mie quelle parole, stranieri e pellegrini, e sapete perché? Perché è il primo nome che abbiamo dato a Gesù Cristo. E al Cristo risolto, il primo nome che gli abbiamo dato è forestiero. Sei tu così forestiero, straniero, sconosciuto, fino a fantasma. Sono i primi titoli cristologici che abbiamo dato con la nostra povera teologia in quel momento. Ma così che l'abbiamo chiamato. E allora, stranieri e pellegrini. Gente che cammina e gente che ha patria dappertutto, che ha patria da tutte le parti, perché appartiene a questo Gesù Cristo che è anche lui, straniero e pellegrino, per le vie del mondo, non quindi nel cenacolo, fuori, in giro. Lui ci ha buttato fuori e ti butterà fuori tanto prima o poi. Allora che consiglio ti posso dare? Non lo so, non ce l'ho. Perché a me è successo questo. Posso dirti quello che mi è successo e mi è successo questo. Mi auguro che succeda presto anche per te. Sì. Vediamo se c'è qualcun altro. Vorrei fare una domanda al personaggio, alla persona che sta interpretando Pietro invece. Chi si chiama Amedeo? Amedeo. Una domanda a Amedeo. Anche perché non vorrei che a furia di farlo ti convincessi anche perché fino adesso non hai parlato Pietro. Con Pietro hai parlato con Amedeo, in realtà io ti ho raccontato la mia storia, mica quella di Pietro, perché io conosco solo la mia, mica quella di Pietro. Allora risposta alla domanda, voglio sapere da Amedeo cosa pensa di Pietro. Cosa penso di Pietro?
Pietro non è una persona su cui pensare, lo facciano i teologi a pensare su Pietro, sui primati, sul ruolo, ecco, lo facciano loro. Pietro non è una persona, ma come Pietro, Giovanni, non sono persone su cui bisogna pensare, è come se io non penso di mio fratello, non penso di mio padre. E mio padre è una cosa da vivere, da respirare, non penso assolutamente nulla, non mi sono mai fermato a dire, mo sa che faccio, penso su Pietro, no, non è mai capitato. Non so che pensare su Pietro. Lui è lì. Mi ha raccontato una storia che mi ha preso totalmente, con quei Vangeli che mi sono arrivati, un pezzo in quei Vangeli è lui, è la sua esperienza di Gesù, e sulla sua testimonianza, io sono cristiano, io sono prete, io sono, su queste cose non si pensa, che penso? Su mia madre, penso, la vivo, basta, Pietro lo vivo, non ho pensieri su di lui. Però, ripeto, adesso usciamo dai personaggi, io non sono un attore, quindi non interpretavo nessuno se non me stesso, perché non mi riesce di interpretare gli altri, e quindi in parte stavo parlando di me, quindi attenti, poi fate dire a Pietro cose che non ha mai detto. Buon Amedeo. Grazie. Grazie mille.